prima palla a due conquistata subito da Milano con Verona, ancora Narviciuta in punta, movimento, si butta dentro e due punti, tiro di Messi Morris, Verona, Stefanova, ancora Trimboli, tripla frontale di Trimboli, tripla di Arturi, a segno. Empoli se la gioca ad armi pari, Morris ha spazio per la tripla e la mette. Morris, un minuto e mezzo alla fine, si butta dentro, si ferma, arresta il tiro e altri due punti per Morris. Morris contro Williams, Narviciute si butta sotto, si butta dentro, ferro per Narviciute e quarto che si chiude sul 38-32, un'ottima userosa fino ad ora. Vediamo, come detto più volte, il proseguire della partita, se riuscirà a tenere fisicamente su questi ritmi. Williams, altro tentativo da tre, questa volta lo mette. Orzova che non trova il tiro, tripla a segno per Panzera, da parte di Empoli. Panzera ha tutto lo spazio del mondo per la tripla e non sbaglia, diciamo così, che si può schierare in questo momento, e Morris risponde subito con una tripla delle sue. Verona, ancora Williams, Panzera, Verona va sotto, bella rotazione, bello assist, l'assist di Verona. Stefanova apre per Morris, tripla a segno per Messi Morris e time out. Ruffini a spazio per la tripla, primo tiro e primo canestro da tre punti per Irene Ruffini. Stefanova tenta la tripla e la mette, si sblocca finalmente. Panzera, entra Morris e realizza. Tripla di Arturi a segno, bellissima. Panzera, tripla immediata, a segno. Ancora tre possessi di vantaggio, cominciano a diventare tanti. E però se Sesto realizza con queste percentuali da tre, Narviciute, Trimboli, pubblico di casa che si alza in piedi. È un'impresa veramente questa, un'impresa. 74-68 il finale, una squadra al limite del presentarsi in campo a causa di tutti gli infortuni, riesce a sconfiggere con una prestazione tutto cuore, grinta e carattere.